Il 29 aprile del 1770 l'esploratore James Cook scopriva Botany Bay, dove poco dopo sorse Sydney. E così, oggi, ripercorriamo la storia dei suoi viaggi. Figlio di un bracciante scozzese, il giovane James mostrò fin da subito ottime doti e una grande passione per la navigazione, scalando rapidamente le gerarchie della marina mercantile. Arruolatosi volontario nella Royal Navy, prese parte alla Guerra dei Sette Anni. Qui mise in luce tutte le sue doti, compresa quella di cartografo, e attirò l'attenzione della celebre Royal Society, una delle più importanti istituzioni scientifiche al mondo. Così il governo inglese nel 1768 lo mise al comando di una spedizione scientifica e successivamente di altre due. Le tre spedizioni dirette da Cook svelarono una parte del mondo che era ancora avvolta dal mistero. Contribuirono a cambiarne la percezione e posero le basi per le più importanti ricerche scientifiche del secolo successivo. Questi viaggi avevano obiettivi ben precisi. Il primo, ad esempio, era finalizzato all'osservazione del transito di Venere davanti al Sole. Il secondo doveva scoprire la celebre Terra Australis, un continente nell'estremo sud del globo la cui esistenza era stata ipotizzata da secoli. Il terzo doveva invece individuare il famigerato passaggio a nord-ovest che avrebbe permesso di raggiungere il Pacifico attraverso l'arcipelago artico canadese. Nonostante la bravura di Cook e di tutto il suo equipaggio, in tutti e tre i viaggi non fu raggiunto l'obiettivo principale. Tuttavia, queste vere e proprie imprese portarono a ingenti scoperte e favorirono ulteriori esplorazioni. Oltre ad aver individuato e mappato territori vasti e ricchi, come ad esempio la Nuova Zelanda e l'Australia, i viaggi di Cook ospitarono grandi scienziati che ebbero modo di documentare luoghi, animali e piante sino ad allora sconosciuti. Riportarono in Europa preziose collezioni etnografiche e rivelarono l'esistenza di popolazioni e culture ignote. Tutto ciò fu possibile grazie all'attenzione che Cook ripose nella scienza dell'epoca, avvalendosi di prodigiosi ritrovati. Ad esempio, la scarsa precisione delle antiche cartine era data da un errore nella misurazione della longitudine, che per essere dedotta aveva bisogno di orologi precisi. Quelli a pendolo subivano le oscillazioni della navigazione e rovinavano il lavoro dei cartografi. Cook invece utilizzò gli orologi inventati da John Harrison e migliorati dai più grandi orologiai inglesi. Si trattava di strumenti che erano in grado di resistere alle sollecitazioni delle navi e che permisero a Cook di portare a termine un lavoro impeccabile. Con la stessa perizia fu tra i primi a utilizzare le scoperte del medico inglese John Lind, che aveva capito che lo scorbuto, il male dei marinai, poteva essere curato con alimenti che oggi sappiamo essere ricchi di vitamina C. Così Cook, durante i suoi viaggi, fece in modo che tutti i suoi uomini mangiassero costantemente crauti e agrumi, salvando così equipaggio e navi. James Cook moriva nel 1779, durante il suo terzo viaggio, in uno scontro con gli hawaiani, in circostanze poco chiare. Ma le sue imprese hanno ancora tanto da insegnarci. La loro storia rimane una metafora per spiegare e capire la ricerca scientifica. Ogni esplorazione è possibile grazie alle conoscenze accumulate in quelle precedenti. Non sempre si raggiunge l'obiettivo principale, ma ogni viaggio porta con sé nuove conoscenze e domande, porta dunque a un progresso culturale straordinario. La ricerca scientifica è una forma di esplorazione del mondo senza la quale i nostri confini mentali rimarrebbero molto più angusti e confusi, un po' come il mondo prima dei viaggi di Cook.